tutti e bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che vi approcciate al mio canale. In realtà avevo intenzione di portare sul canale un'altra tipologia di video, ma il caso non ha voluto perché non solo ho perso le clip di quell'altro video, ma me l'ha pure salvato in una maniera devastante. L'avevo anche pubblicato per 2 secondi, quando mi sono resa conto dell'audio ho detto aspetta un po'. Fly down, un po' di umiltà, cancelliamo questo video e rifacciamolo da capo. In realtà non l'ho più fatto, perché non ho avuto tempo, perché ho ancora esami, venerdì ne ho un altro. Ma, hey, le case editrici hanno deciso di fare baldoria, tutte con gli sconti, ancora sconti, e il mio portafogli piange, e io purtroppo una vittima. Una grandissima vittima del marketing qui presente, perché Naudi stavolta la combinata grossa, ha fatto un gadget molto bello che tra l'altro mi serviva. Possiamo dirlo chiaramente, non c'era fretta per questi libri che io ho comprato, ma visto che c'era lo zaino mi sono affrettata perché lo zaino mi serviva. Tra l'altro vi posso dire che lo zaino l'ho utilizzato in questi giorni per andare in università per i vari esami, per le varie lezioni che ancora ho. E devo dire che ci ho messo la valle là dentro, ci ho messo di tutto, una bottiglia di acqua da 2 litri, ci ho messo il tablet, ci ho messo il mio fascicolone di sbobine e i miei vari quaderni di appunti, penne, cose varie, cibo, perché il cibo non deve mai mancare nella mia vita. È centrato tutto perfettamente, portafogli, telefono, cuffiette, chiavi di casa, tutto. Adesso, bando alle ciance, questo video ve lo faccio perché, insomma, io ho comprato con la promozione Naudi e con gli sconti Bompiani. Per cui adesso io vi presento ciò che ho acquistato, ciò che ho combinato. Allora, lo zaino in questione è questo qui. Questo bellissimo zaino, tra l'altro devo dire che Einaudi mi ha sorpreso un sacco perché è fatto molto bene, cioè nonostante sia di tela, io che in questi giorni l'ho indossato con un peso abbastanza consistente, perché ci ho messo pure il libro da leggere, nel frattempo che aspettavo il pullman, scusate, che fate, ne privi di leggere? No, assolutamente no. Comunque, le spalline ho detto sicuramente saranno scomodissime, mi taglieranno le spalle, e invece vi posso dire che è successa la tragedia. Ecco, di questo mi spaventavo e questo è successo. L'unica pecca di questo zaino è che, se non state attenti, visto che questo coso non è chiuso come tutti gli altri zaini per evitare che il filo se ne vada a quel paese, mentre camminate improvvisamente avete perso ogni cosa. Vabbè, si può riaggiustare. L'unica cosa che vi posso dire appunto per questo problemino, per questa pecca, cercate di cucirlo magari. Così fate una piccola pieghetta e lo cucite proprio come gli zaini normali, per evitare che succeda questa cosa, perché altrimenti, ciao, abbiamo perso tutto. Comunque, a parte questo, le spalline sono in realtà molto comode. Il tutto è fatto molto bene, non solo è leggero, un colore straordinario, questo modello un po' vintage che ci piace. Tra l'altro queste fibbie sono finte, mi raccomando non fate come me che ogni volta io aprivo e chiudevo le fibbie, ma c'è il bottoncino, per quegli idioti come me lo dico prima. C'è questa bellissima tasca poi ed è tutto foderato. Comunque in sostanza è meraviglioso, pensavo peggio ma in realtà è meraviglioso. Il tessuto è lo stesso identico della borsa Einaudi dell'anno scorso, la borsa mare enorme che io utilizzo come valigia per portarmela a Messina, non scherzo, perché è comodissima e come al solito anche qui ci entra la valle, ma lì la casa intera proprio ci entra, quindi Einaudi ha vinto, sono succube di tutto quello che esce da questa casa editrice. Comunque non ve lo faccio vedere più perché tutte le youtuber di Italia ne stanno parlando, quindi io non ne parlerò più. Bene, che dire, follettini e follettine? I miei libri continuano ad aumentare, io la devo smettere perché
stanno aumentando i libri da leggere nella mia libreria, tra l'altro non ci entra più niente. Voi a questo punto potrete dire: Rachele, ma hai 3 mensole libere, cavolo, mettili là sopra. E no, perché vi devo informare che purtroppo, visto che siamo in estate, io non ho un sistema di refrigerio all'interno della mia home, della mia casa, per cui devo rimanere con le porte costantemente aperte, perché sennò non mi entra l'aria, non ho aria. Aprendo le porte entra l'Etna, praticamente tutta la cenere che butta l'Etna, perché io sto praticamente ai piedi dell'Etna, entra a casa mia e la mia stanza diventa un porcile. Quindi si va a creare sopra le mensole una polvere incredibile, nera tra l'altro, che mi va a distruggere i libri. Ora, quelli tra una mensola e l'altra sono più o meno protetti, più o meno protetti, li vado a controllare ogni giorno, sappiatelo, sono proprio pazza, però quelli sopra si distruggono davvero, quindi no, io ci tengo i miei libri, anche perché per quello che costano, per la paga che prendo, sono come oro. Ma bando alle ciance, vi faccio vedere che cosa ho comprato con questi sconti barra promo, perché Einaudi ti dà lo zaino, ma i prezzi sono sempre gli stessi. Quindi iniziamo con Einaudi. Per accaparrarmi lo zainetto, io ho preso L'arte della gioia di Goliarda Sapienza. Ne ho sentito parlare benissimo sia da Ilenia Zodiaco che da Chiara sui libri. Tra l'altro, grazie a Ilenia ho scoperto che Goliarda Sapienza è una nostra concittadina, è nata a Catania, quindi cosa sto aspettando? Tra l'altro ne ho sentito parlare veramente benissimo. Vi dico più o meno di che cosa tratta questo libro. C'è scritto che è stato pubblicato postumo all'inizio, perché non è stato pubblicato subito, poi quando è stato pubblicato in Italia non ha fatto tanto successo, ha fatto successo all'estero. Comunque, nel romanzo tutto ruota intorno alla figura di Modesta, una carusa tosta, che nasce il 1 gennaio del 1900 in una casa povera, in una terra ancora più povera, ma fin dall'inizio è consapevole di essere destinata a una vita che va ben oltre i confini del suo villaggio e della sua condizione. Ma sono io? Ancora ragazzina è mandata in un convento e da lì, alla morte della madre superiora che la protegge, in un palazzo di nobili, dove il suo enorme talento e la sua intelligenza machiavellica le permettono di controllare i cordoni della borsa di casa e di convertirsi in aristocratica attraverso un matrimonio di convenienza. Tutto ciò senza mai smettere di sedurre uomini e donne di ogni tipo. Madre affettuosa, amante sensuale, creatura vitale e scomoda, potentemente immorale secondo l'etica comune. Modesta attraversa la storia del Novecento con la forza che distingue ogni grande personaggio della letteratura universale. Devo dire qualcos'altro? Penso proprio di no. Altro libro che ho preso, visto il grande successo che ho avuto con la lettura di questo bellissimo romanzo, che io ho adorato, non smetto mai di dirvelo e vi ho ammorbato tantissimo, e se non ce l'avete per questa promo, cosa state aspettando? Andatelo a comprare. Ho voluto comprare sempre qualcosa di Roth e ho comprato Complotto contro l'America, perché anche questo, influenzata sempre da Ilenia Zodiaco, che è la mia rovina, sappiatelo, questo libro dovrebbe trattare, intanto è ambientato chiaramente in America, nel 1940, quando c'è l'elezione di un nuovo presidente. Con questo presidente a capo, l'America inizia a rompere i rapporti con l'Inghilterra e la Francia e, sotto un'apparente neutralità, inizia a stringere patti con la Germania di Hitler. All'interno dell'America c'è una famiglia, la famiglia Roth, se non sbaglio sono una famiglia di ebrei, che scoprono di non essere abbastanza americani per i gusti del nuovo presidente, per cui succederà qualcosa che qui dietro non c'è scritto, c'è solo scritto che tra controstoria e autobiografia il ritratto dell'America in forma di incubo. Tutta questa premessa mi piace moltissimo. Nel frattempo io sto morendo perché ho chiuso le finestre in modo da non avere gelatai e quant'altro che mi passano in strada e non si sente più niente. Comunque,
mentre io sudo, vi faccio vedere cosa ho comprato con gli sconti Bompiani. Allora, in realtà io non sapevo neanche che questi due libri fossero inclusi nella promozione, negli sconti, cioè li avrei comprati sinceramente a prescindere dagli sconti. Infatti è così che ho fatto, cioè li ho comprati non sapendo della promozione, però effettivamente il primo che ho comprato l'ho pagato 10 euro alla Giunti e il prezzo di copertina è di 13 euro, mentre su Amazon, colpa di Julie DeMar, ho preso La Valle dell'Eden, che ha 15 euro come prezzo di copertina, io l'ho preso 12 euro, quindi questo è il momento giusto per acquistarlo. Allora, ho voluto acquistare questo libro, uno perché era nella mia wishlist da un sacco di tempo, però guardando l'ultimo video, se non sbaglio l'ultimo, il penultimo video di Julie DeMar, lei ne ha parlato talmente bene che mi ha proprio convinta, mi ha convinta e ha detto no, lo devo assolutamente avere. Per di più l'avevo visto a 12 euro su Amazon, quindi c'è proprio subito acquista. Allora, è un libro di cui tutti ne parlano benissimo, come l'ho detto, in che razza di italiano l'ho detto, non so, ok. Comunque, tutti ne parlano veramente bene. Il fatto che si chiami La Valle dell'Eden e ho letto tra l'altro dalla trama che ci sono moltissimi riferimenti alla Bibbia, sono molto curiosa di sapere come è stata costruita tutta la storia. Ambientato anche questo, non so perché mi sono fissata con questo periodo storico io durante questi acquisti, comunque ambientato anche questo durante, cioè tra la guerra civile e la prima guerra mondiale. Molto curiosa di leggerlo, spero di fare anche un reading vlog con questo libro, magari dopo aver finito gli esami. Finito, si fa per dire, perché non si finisce mai di dare esami, e sempre se non inizio tirocinio, perché è probabile che io ad agosto inizi tirocinio. Altro libro che ho letto, questo l'ho preso fisicamente alla Giunti, e che sto leggendo in questo momento sono Gli indifferenti di Moravia, perché non ho mai letto niente di Moravia e mi sento molto ignorante sulla letteratura italiana, perché leggo quasi sempre letteratura inglese e letteratura americana, e l'Italia, la letteratura italiana, insomma, l'ho lasciata un po' in disparte, e cosa che mi dà molto fastidio, per cui durante questi sconti ne ho approfittato con Goliarda Sapienza, con Moravia, cioè insomma, questo lo sto leggendo e devo dire che mi sta piacendo. Tra l'altro ne vogliamo parlare che Moravia aveva neanche 18 anni quando ha scritto questo libro, e io sto avendo problemi a darmi due esami all'università. Sulla trama non so assolutamente niente, perché l'ho preso proprio a scatola chiusa e lo sto leggendo a scatola chiusa, non sapendo assolutamente niente sulla trama. E questa cosa mi sta piacendo, perché sto scoprendo pian piano di che cosa parla il libro. È molto bello, molto bello. Ve ne parlerò a lettura conclusa magari, ma Moravia, voglio dire, capostipite della letteratura italiana del Novecento, tra l'altro, leggiamo di più. Allora, vi faccio rivedere tutti i miei acquisti di questo periodo, mannaggia tutti questi sconti e tutte queste promozioni, sono questi qui, spero che vi piacciono, se avete qualche consiglio da darmi, non me lo date perché sennò mi vado a comprare altri libri, scherzo, potete benissimo darmi i vostri consigli qui sotto, io ne prenderò nota e la mia wishlist si allungherà ancora di più. E nulla, io direi che questo video si può concludere qua, anche perché devo tornare a studiare perché venerdì ho un esame, e niente, vi mando come sempre un grosso bacio, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un like se questo video vi è piaciuto, e niente, vi saluto e noi ci vediamo come sempre al prossimo video, ciao!